Anche a Liti Svolta di Dodi l'anno scolastico è terminato. Inizia finalmente l'estate, tanto attesa dai ragazzi. In questo video ho deciso di mostrarvi quella che è stata la mia estate, più precisamente per il mese di giugno. In Lombardia o comunque nel nord Italia è diffuso il GREST. Cos'è il GREST? È un centro ricreativo estivo organizzato dagli animatori e dal parroco. Gli animatori sono ragazzi o volontari dalla prima alla quarta superiore che animano le giornate dei bambini più piccoli, organizzando per loro giochi, giornate in piscina e cose del genere. Io quest'anno sono stato animatore nel mio paesino, Ossago, che vedete negli altri video. Qui vi farò vedere gli spezzoni del nostro GREST in pratica. Partendo dal mandato degli animatori, dove a Lodi, la città più vicina, sono riuniti tutti i ragazzi della diocesi, tutti gli animatori, e hanno ricevuto il mandato dal vescovo. Mai. Quello che avete appena visto era un giochino americano che avevo visto su internet, su Facebook, che ho provato a copiare. Ci è voluto un po' di tempo, ma ce l'ho fatta e ho deciso di farvelo vedere. Uno dei giorni in cui ho bigiato il GREST sono andato al consolato americano, dove c'è stata un'intervista per ottenere il visto per gli Stati Uniti. È una cosa molto semplice, io ho paura, diciamo, ma come è normale che sia, in realtà si entra dentro questa struttura a Milano e dopo una lunga coda ci sono degli sportelli e una sala d'attesa, e passi per i quattro sportelli e fai l'intervista. Inizialmente rilasci i documenti che la tua agenzia ti ha chiesto di portare. E poi viene fatta una breve intervista del tipo dove andrai in America, cosa farai. E per quanto riguarda la mia esperienza, l'ho fatta in italiano, alcuni dicono si faccia in inglese, io vi posso dire che l'ho fatta in italiano, è stata molto semplice, molto banale, alla fine potrei dire quasi una perdita di tempo, perché dopo quello che si è fatto su internet, tutte le domande per ottenere il visto da exchange student è davvero una cavolata, diciamo. Però questa è la prassi e così abbiamo fatto. In seguito sono andato a trovare mia cugina, qui vedete una foto, la prendevo in giro perché è bassa, e nel caso dovessi fare un video anche su luglio 2016, la mia estate, magari la rivedrete perché andrò a trovarla prima di partire. Scusate se ho cambiato posizione, ma mi ero dimenticato di registrare questo pezzettino. Come vedete, durante il video ho questa maglietta in cui c'è scritto Class of 17, che in pratica è la maglietta che EF ci ha dato il giorno in cui siamo andati a Milano al seminario prepartenza. In pratica una giornata organizzata dall'associazione in cui ci hanno spiegato come si svolgerà l'anno all'estero, ci hanno dato dei consigli utili su come prepararci appunto all'esperienza. C'erano anche gli ambassador, che sono degli ex exchange student dell'associazione, che ci hanno raccontato la loro esperienza e ci hanno dato dei consigli utili su come prepararci. Un'altra cosa molto simpatica che è avvenuta nel mese di giugno del 2016, nella mia estate, è stata la festa sorpresa che dei miei amici mi hanno organizzato. È riuscita molto bene perché fino all'ultimo, cioè finché non me l'hanno detto, non mi avevo reso conto che la festa era per me e mi sono molto divertito. Ho poche foto e pochi video, però era solo per ringraziarli anche qui per quello che hanno fatto per me. Sono stati molto gentili e vi saluto tutti. Durante il GREST poi il Don ci ha un po' viziato in pratica, e qui vedrete tre cose molto simpatiche che ci ha permesso di fare. La prima è stata darci l'opportunità di salire sui due campanili della chiesa del nostro paesino e filmare appunto dall'alto, è stato molto divertente.
sul campanile del nostro Dopo datemi il mio oratorio telefono, piacere. durante il Grest, e scusate se non siamo abbigliati nella maniera più consona a un video di tale importanza su YouTube e per le nostre facce Ti faccio brutte e anche la foto sudate, ma siamo qua sopra a Ossagolo di all'armadio. Giano, questo privilegio dal futuro pontefice. Dopo i giochi d'acqua organizzati dai bambini, ci ha dato anche l'opportunità di risistemare i teloni e di scivolare appunto su di essi. E poi, per l'ultimo giorno di Crest, la piscina. E poi una serata a Milano. Il Don infatti ha portato noi animatori a Milano a mangiare una pizza e a fare un giro per il centro per ringraziarci per quello che abbiamo fatto durante il Grest. E dopo il campanile di Ossago, il Don ci ha portato anche a Milano. Grandissimo Don. Vai Pippo! Vai! Vai Linda! Brava! Bravissima! Saluta YouTube! Saluta YouTube! E in questo video lo volevo salutare e ringraziare e probabilmente poi quando mi vedrà mi prenderà in giro perché lo fa con tutti, per tutti i video che ho fatto, per cui lo saluto. Sono poi andato a Milano anche il giorno seguente con i miei genitori per prendere le ultime cose per l'America, lo zaino e cose del genere. E anche questo video è giunto al termine, vi chiedo di lasciare un pollicione in su se vi va di condividere il video su Facebook, ovviamente iscrivetevi al canale che tra poco sarò in America e vedrete proprio i video da là, che saranno un po' più interessanti di questi, e vi saluto. Ciao a tutti! Grande boss! Vai!